Ok, adesso puoi anche farti vedere che mangi la cioccolata. Fai vedere che meraviglia. C'è la cioccolata in cocco. Dove stiamo per andare? Stiamo per andare all'inaugurazione della Coin a Bologna, no, dell'inaugurazione però del negozio Inglot alla Coin di Bologna. Ha detto niente. E tu vuoi andare a vedere dall'apertura, ci sono tutti i palloncini e musica fuori dall'ingresso, però adesso noi siamo in Piazza Maggiore che forse è più interessante. Precisamente. Vediamo se zoomando si vede quel cartello. Sì, si vede. Sì. Con luce dalla. E poi lì c'è il cartello per liberare Rossella Urru. Adesso dopo ti riprendo. Giornata stupenda. Che ti riprendo. Divus Petronius Spectrum et Batman. Ma la videocamera è il tuo ombretto, boom! Si vede? Mamma mia! Sempre lui è il petrolio, la 190 petrol keeps me running, che per imparare i nomi degli ombretti di Catrice. Per laurea. Ci vuole, sono tutti strani, particolari, però belli. Niente, stiamo andando da Inglot a fare danni. Io sembro stare un po' meglio di ieri, stamattina ero più morta che viva, veramente. Ho rischiato seriamente di non essere qui tra noi. È fantastico, perché è allucinante l'effetto del tuo blush, dal vivo appena ecco, percettibile, brava. Videocamera, immagino, da contouring ti fa. Vediamo, aspetta. Ecco, no, impressionato, dico, è normale. Comunque, ci vediamo dopo quando abbiamo fatto il danno. Ciao! Sembra tutto molto di più. Mio, cioè, ce ne sono giusto due, uno per me e uno per te. Non è cagato nessuno qua dietro. Uno è mio e uno è di Ornella. Allora, che hai combinato oggi? Allora, siamo andate, come avete vedrete o avete visto, non lo so ancora come la regista deciderà di montare il video. Allora, ci devo pensare. All'inaugurazione della Coin a Bologna con inaugurazione store Inglot e poi che altro c'era? Il completo rifornimento di tutti gli stand, non ho mai visto lo stand Essence e Catrice così pieno. C'erano tanti di quei Love Extreme che sogneranno la notte. Però siamo state brave perché lì abbiamo preso e posato, preso e posato. C'erano anche i blush in mousse, quelli di Essence. Però alla fine abbiamo resistito. Sì, state brave, molto brave. E quindi? Tranne
piccoli souvenir. Fai vedere le tue conquiste, quali sono state? Allora, due cose che sono arrivate adesso in Italia, però io l'ho vista in alcuni video di alcune ragazze americane. Innanzitutto i butter di Revlon, e io ho preso quello nel color Peach Perfect. Posso fare questa cosa che io la vedo sempre fare, non la faccio mai. Che è il numero 025, che è appunto un balsamo per labbra che... Ma è il mio naso, sento puzza di canna. No, no. Ah, ecco, l'ho sentito sì, bene. E adesso okay. Che fai? Questa cosa la tagli, vero? Vabbè. E comunque... Dalle mie parti si dice carne arrostita per non... Potevi dire sembrare. Così, però non avrei capito, non avrei compreso il tuo spunto. Comunque, quindi ho preso questo balsamo per labbra della Revlon, anche se io con i balsami per labbra vado sempre su quelli naturali, questo è perché la testa non funziona. Non sei una vera talebana, mi dispiace. Sì, ma a volte io li contemplo, sto scherzando. E poi una cosa, che quando l'ho vista... Questa è una chicca. Annuncio per tutte le bolognesi, sono arrivati, ebbene sì. Sappiate che in Italia sono arrivati Color Tattoo 24 ore di Maybelline. E abbiamo preso niente dopo domani di meno che... Il color... Taupe, come si chiama? Perfect Taupe? Permanent Taupe. Ah, ecco, Permanent Taupe. Sì, eccolo qua. Infatti figata. Lo riesci a mettere a fuoco. C'è ancora il suo segno sulla mia mano. Questa è la mano tipica di chi... Di chi swatcha tutto il pomeriggio. Swatcha, esatto. E quindi siamo riusciti a beccarlo. E troppo soddisfatta, vero? Soddisfattissima anche... Cioè, io mi sono illuminata perché è uno dei miei colori preferiti. Io sempre con le stesse cose mi trucco, quindi... Questo è un colore che mi piace da morire. E poi, niente, poi lascio continuare te a fare vedere. Ah, poi il campioncino, come no? Vabbè, lo puoi far vedere anche te. Ah, questa è stata... Abbiamo trovato il sacchettino... Dove Revlon... Con dentro questa bustina sì, che c'è una questo è un sample di fondotinta sì. Poi una crema da giorno anti rughe questa qui e poi c'è questo si deve far vedere perché i famosi che sono famosissimi visti in tutti i negozi aspettate niente mi sa che devo aprirlo per forza il famosissimo cioccolatino Revlon. Vabbè, è un pensiero carino. Vabbè. E poi cambio soggetto che tocca a te. Sono meno morta di ieri. E poi a parte. Ah, questa è quella mia. A parte sì. Il. Vabbè. Avevo scroccato qui il sacchettino. Inspiegabilmente erano ancora tutti lì, non se ne erano. A parte aver rubato i miei soliti qua, ieri la spatola oggi. Fantastico. Per i mascara della Inglot. Perché ho aperto Inglot. Pensavo di fare la strage. Invece purtroppo non hanno tutto l'assortimento che hanno di solito insomma la Inglot. C'erano pochi ombretti secondo me, pochi prodotti. Insomma, alla fine però il mio cuore è stato rapito. Hai lasciato un pezzo di questo te. Questo qui, che è un pigmento, perché è un colore sconvolgente, ma questo purtroppo non renderà, comunque poi, mamma mia, no, non rende, perché... In fotocamera sembra molto più fucsia, invece no, è molto più no. Marrone. Poi faccio vedere quando avrò la luce giusta. Ho una foto. Effetto bagnato, è una cosa scioccante, bellissimo. Hai detto il numero e colore? Ah, 86. Vabbè, ma tanto vabbè, poi gli farò vedere con calma. E poi anche io ho preso questo. Non lo dovevo prendere, in realtà esposto ce n'era solo uno. Ho avuto la felice idea di chiedere alla commessa, che c'è tra l'altro commessa gentilissima, truccata benissimo, e sono confessato che era truccata con la Poletto 88, presa su internet, ho detto mi sei piaciuta, ragazzi. E niente, basta, mi ho messo questo. E poi ho fatto degli incontri ravvicinati del di. E ho fatto un'impressione veramente. E, vabbè, sono delle ragazze che mi hanno riconosciuto, mi hanno detto, oddio, ti posso pensare. Va bene. Dai che saranno contenti se li saluti dal video. Sì, Anna Puccetti, Buttarga e l'altra ragazza però non so neanche, non mi ha detto il nick, comunque Daniela, non me lo ricordo. va bene. Sono morta. Ciao! Ci vediamo domani.